questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, questa è la piazza della maggioranza del paese. Baciatevi! Baciatevi! Ci sono terreni, lo diciamo e lo vediamo spesso, su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti. Lavoratori che si spaccano la schiena la mattina e la sera e non portano a casa un salario dignitoso. Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. La gente poteva andare al mare, invece viene qui a manifestare tutta l'insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, questa è la piazza della maggioranza del paese. Questo governo che precarizza il lavoro, che provoca facendo un decreto sul lavoro il 1° maggio, pur aumentando la possibilità di precarietà. Quindi noi oggi siamo qui in piazza per dire no a questo decreto e per dire no a questo governo. Baciatevi! Baciatevi! Anche a dare un segnale di volontà di lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo, per il reddito. Quindi avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe. Ce lo siamo detti, percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Ci tenevamo a portare un segnale di volontà di unire le nostre forze su i temi su cui oggi il movimento ha scelto di mobilitarsi: la lotta contro le precarietà, che questo decreto lavoro del governo Meloni aumenta, e anche sulla difesa di uno strumento di sostegno al reddito che il governo Meloni sta sostanzialmente cancellando. E quindi abbiamo voluto anche testimoniare questa volontà di unire le forze con le altre opposizioni. Tutti lo fanno, mettete sul tavolo di ci sono terreni, lo diciamo e lo vediamo spesso, su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Una di queste è quella della battaglia per il lavoro di qualità e per il salario minimo. Quindi noi continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni. Il reddito, il salario minimo, la lotta alla precarietà sono il terreno di una battaglia che perlomeno personalmente pratico da decenni, e quindi mi pare naturale convergere quando si determina una possibilità di convergenza. Anche se la manifestazione di un partito che ha fatto un po' una fuga in avanti, no? Con una manifestazione che era annunciata come, diciamo, del singolo movimento. Ma come ho detto spesso, arriverà anche il tempo, spero non troppo tardi, in cui le manifestazioni saranno l'occasione di una costruzione comune. Ma ripeto, quando c'è una piattaforma che si condivide, per quello che mi riguarda, è naturale stare nelle piazze. La presenza di Schlein, ma anche di Fratoianni oggi, è anche un nuovo inizio per l'asse delle opposizioni e del centro-sinistra. È stato un bel segnale, un bel gesto che sia la Schlein, sia Nicola Fratoianni e tanti altri siano venuti in questa piazza, in questo corteo. È un buon punto di partenza, direi. Siamo sempre disponibili al dialogo, dobbiamo lavorare su battaglie comuni, su temi, non su incontri di vertice. Volete il leader, siete il leader di voi stessi, cominciate a fare le brigate, fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto i marciapiedi, le aiole, i tombini. Questo mi è costato 10 anni di caos, lo farei di nuovo perché è stata un'esperienza e lo è ancora, perché guarda che c'è Aleggia, siamo dormienti, basta niente per risvegliarci. Ma chi potete risvegliare? No, all'opposizione, ma non abbiamo gente da opporsi, perché io non ho oppositori, non vedo persone con cui puoi fare un ragionamento come ho fatto sul palco.